questo scrigno di arte che è della città e dove ognuno può osservare le bellezze di ciò che Napoli ha. E queste bellezze vanno osservate e vanno così anche portate agli altri attraverso, ecco, il messaggio che porta così a vivere quella intimità anche interiore nel salire le scale di San Giovanni al Carbonaro e ritirarsi nella chiesa monumentale. Un tempio gotico e rinascimentale che si presenta con una scala scenografica in piperno a doppia rampa realizzata da Ferdinando San Felice nel Settecento. Pur fra centinaia di altri capolavori, la chiesa monumentale di San Giovanni a Carbonara è con ogni probabilità la chiesa più bella di Napoli. Oggi ne sono stati restituiti alla città affreschi e sculture, dopo un intervento su facciata, scalone e tre cappelle a cura del Provveditorato delle Opere Pubbliche. All'interno sono state completamente restaurate in particolare la Cappella Deboli di Castropignano, la Cappella Caracciolo di Vico e la Cappella di Somma, con il consolidamento del maestoso altare Miroballo, che recuperando la policromia oggi per la prima volta è visibile in una forma prossima a quella originaria. Cambia inoltre il disegno delle luci anche sullo scalone monumentale e sulla facciata. Comprendiamo tutti quale grande responsabilità abbiamo oggi noi nel conservare questi luoghi, nel coltivare queste memorie, nel riattualizzarle oggi, perché questa per me è la cosa importante. I nostri padri ci hanno lasciato questo patrimonio di vita civile, sociale e religiosa, di arte e di spiritualità, un vero incanto che non finiremo mai di apprezzare. Noi ci diciamo che le opere d'arte sono eterne, io vi dico che non è vero, perché il degrado c'è e va ritardato, cioè niente va mai dato per scontato. Non c'è nulla di più delicato della bellezza di questi luoghi. C'è tanto splendore in queste strutture, ma c'è anche tanta fragilità. Per questo è necessario prendersi cura e prendersi cura della bellezza. Dopo l'incuria e le offese del tempo, oltre alle bombe della Seconda Guerra Mondiale, lo stato di questo gioiello era particolarmente travagliato. È una delle chiese più importanti della città e anche un grande richiamo turistico, oltre che avere un grande valore storico. Si sono conclusi rapidamente i lavori di restauro e di messa in sicurezza, di impermeabilizzazione che avevano fortemente danneggiato la chiesa. Quindi la chiesa si riapre, adesso il comune si impegnerà per garantire anche una vigilanza che può prolungare i tempi di apertura. Ci siamo, insieme alla municipalità stiamo lavorando anche sul parco di Re Ladislao, che è proprio in prossimità della chiesa, che presenta delle criticità, su cui sono state già stanziate le risorse per un intervento di recupero e di restauro e di manutenzione. Si sta lavorando su questo altro pezzo della città perché è necessario che ci sia anche un decoro quotidiano e che sia ulteriormente valorizzato, perché è una grande attrazione turistica per questo luogo e per tutta la città. Da questa bellezza, fatemi dire, tridimensionale, questa bellezza marmorea tridimensionale tipica di quest'arte angioina, quasi riprendendo le parole di Gaetano Manfredi, quasi da sindrome di Stendhal, perché diciamo uno viene proprio colto, per me il tridimensionale che colpisce, questo marmo tridimensionale, una sensazione leggermente inferiore ma ancora così bella, forse sia solo nel barocco della chiesa di Santa Patrizia, cioè quando si entra nel barocco tridimensionale ligneo della chiesa di Santa Patrizia, a San Gaetano almeno diciamo si avverte questa bellezza, che poi è la stessa quando si entra, quando noi entriamo a Maschio Angioino nell'arco angioino, è tipica, no? Diciamo, sono quelli che hanno fatto cogliere la bellezza 3D per primi, se vogliamo, perché questa almeno è la sensazione fortissima che mi ha sempre dato questa chiesa. Particolarissima è la sovrapposizione di strutture, tutte molto riconoscibili dall'insediamento agostiniano iniziato nel 1339 fino agli interventi del Rinascimento e del Secolo dei Lumi. Tra le infinite storie che può raccontare il monumento in 700 anni di storia, piace ricordare che proprio in questo complesso, il 14 maggio 1770, fu ospitato per 2 giorni Mozart quando giunse 14enne a Napoli.